Sì, no, li uso durante e dopo allenamento e sono fantastici, mi aiutano veramente a migliorare e poter affrontare ogni allenamento nelle migliori condizioni. Beh, Rachele, io non ero presente alla gara anche perché lei fa 10.000 km al nuoto, è fortissima. Oltre ad essere attento a Rio, ma nei 10.000 metri mi risulta, quando è stato controllato, che sei fortissimo, specialmente cioè, il mare agitato, il mare freddo, il mare tempestoso, eccetera, eccetera, lì non ti viene dietro a nessuno. Ma come fai? Cosa pesi questi 10.000 metri, nei primi metri, a metà gara, alla fine, dove la fatica, la concentrazione mentale, come in altri sport, voglio dire, raccontaci un pochettino la tua esperienza, come si fa a vincere, come si vince, cosa si pensa prima ancora di arrivare, quando li vedi lì a fianco, eccetera. Beh, diciamo che è da 4 anni che mi allenavo per Rio, quindi c'è dietro 4 anni di lavoro e piano piano abbiamo incrementato anche le gare, come dicevi, del circuito di Coppa del Mondo per fare esperienza e poi durante l'allenamento ovviamente ci alleniamo, facciamo 18 km al giorno, almeno 9 la mattina e 9 la sera, proprio per allenarsi soprattutto anche mentalmente. Come diceva lei, ci sono dei momenti in cui sei stanco e non riesci ad andare avanti, però è proprio in quei momenti che ti alleni, che cerchi di spostare il livello della fatica un po' più avanti, e quindi quando sei durante la gara e c'è questo momento, ti trovi pronta, visto che durante l'allenamento soffri tutti i giorni per raggiungere il tuo obiettivo, quindi devi soltanto stare concentrato, non perdere la calma e raggiungere l'obiettivo. Quanti minuti di allenamento? Qualche decina di minuti? No, facciamo 2 ore e mezzo la mattina e 2 ore e mezzo il pomeriggio, tutti i giorni, a parte il mercoledì e il sabato facciamo allenamento e poi ovviamente la palestra il lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi diciamo 6 o 7 ore al giorno, complimenti. Grazie.